Aspetta, 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 aspetta. ferma la musica. Ferma la musica. Voi siete super felici di, di vedermi live questa sera. Cioè, ragazzi, um, io ve lo anticipo, ma nel senso non è un anticipo, perché probabilmente chi lo sta vedendo su YouTube vede, vede già il titolo. Ma um, il content stasera. Uh, cioè, primo adesso finiamo la. la adesso finiamo il content è uh, Dennis Dosio che parla degli immigrati. Cioè, Dennis Dosio ha fatto un video da leghista. Pro Salvini sugli immigrati. Ah Dani, che bello vederti in live questa sera! Ah, Dani, sei mancato. Che bello. Raga, qui si muore. Porco Dio. Voi, voi siete molto con... voi... voi siete, oh. Dani, sarei lieto, uh, gaio e stasiato all'idea di sentire la tua candida torrente di miele caldo travolgermi il viso e inghiottirlo mentre lo... io. Non so cosa fare di questa community, sincera. Cioè, non so. Allora, ragazzi, è giunto il momento di rovinarci la giornata guardando questo schifo. Ossia, Dennis Dosio ha fatto un video eh, con la caption: Complimenti Italia Sei giorni fa. Ma <ride> solo, solo adesso mi è stato mandato questa cosa, shout out alle persone che me, alla persona che me l'ha mandato. Non um, se volete mandarmi le cose, potete farlo su Instagram o metterle nel reddit. Ricordate quando. Feci... Io feci un video sul mio profilo. Ecco, Nisdosio è una di quelle cose su cui io mi sono sbagliato perché avevo previsto che sarebbe finito tipo in un paio di mesi massimo qualche annetto. E invece si è reinventato andando in televisione facendo gli scandali su OF. Ed è per un qualche motivo ancora rilevante. Ma di che parla del Nisdosio? Dei piedi. Sono appena uscito dalla doccia, ma un pensiero mi attanaglia la mente. So che. Parlo... Accappatoio dell'Italia. Santo cielo. Standone qui non sono nel, nel luogo giusto. E la maggior parte di voi non avrà la benché minima idea di cosa sto. Ma costava tanto usare un programma che ti mette... Vabbè, scusatemi, mi triggerano queste lettere accentate che non vengono riprese dal font. Parlando, ma ho un diritto morale di denunciare una situazione. Ho un dovere morale, Cristo è sbeato. Ho un diritto morale. Ma che cazzo vuol dire ho un diritto morale? Ho un dovere morale, porca la miseria. Un diritto che va oltre l'engagement, va oltre la richiesta di like, va oltre il bisogno che le persone commettano. Nel mio caso no, mettete mi piace ai video su YouTube. Uh, abbiamo bisogno di, di, di accrescere la community e di far vedere questo genere di idiozia a più persone possibili. Cioè, la risposta a questo genere di idiozia a più persone possibili. Perché quello che sta per dire ha fatto. Mamma mia, 18.000 mi piace, sto male. Commentino e interagiscono con questo video al fine di far diventare il mio profilo virale. È un diritto morale, è un diritto di conservazione. Quello di cui vi sto per parlare è una denuncia pubblica. Una denuncia a un paese che si sta lasciando sempre di più demolire da un'immigrazione fuori controllo. Un paese che nelle ultime ore, come possiamo vedere da tutti i giornali italiani, sono molto contento. Un paese che si sta lasciando de de demolire da uni Nel 2000 sono arrivati 105.000. Sì! Eh, Salvini, la Germania pa paga sua... Ah, sì. Ho visto anche la lettera di Giorgia Meloni che è una stronzata perché la Germania può dare soldi a tutte le ONG che vuole. Sinceramente, quello che le ONG fanno uh, è semplicemente aiutare persone che sono già partite: non vanno a prendere le persone dalle altre coste e le portano in Italia, semplicemente le soccorrono nel caso si trovino in mare aperto. E stiano morendo. In alcuni casi ci sono delle barche con dei bambini delle donne, gli ultimi degli ultimi poveracci che rimangono lì a morire, e poi gli scafisti li abbandonano in mezzo al mare e se ne vanno. Queste notizie vanno solamente a capire quanto il, il governo di destra che voleva fare tutte queste politiche sul chiudere i porti e che si lamentava. Eh, eh, Prendetevi a casa vostra, eh. noi invece arriviamo e facciamo perché noi l'uomo forte, il leader, e poi cioè, sono al governo e non sono, non so, non sono in grado di gestire. Una crisi veramente perché. No. Quindi, vabbè. Italiani sta lasciando entrare nuovi immigrati al confine delle proprie terre. Se questi immigrati stessi sta, sta lasciando entrare. Cioè, cosa, cosa, cosa devi fare? Questo, questo è, il, è il problema gigantesco della oversimplificazione delle cose: del semplificare le robe in maniera: non esistono. Soluzioni e risposte semplici per niente, ragazzi, per niente. Quando vi arrivano e vi dicono: Ah, no, ma perché? Basta fare questo, questo e quest'altro. Come se tutti fossero stupidi e non ci fossero. Una quantità di persone che ogni giorno lavorano su questa cosa, pensano a queste cose, cercano delle soluzioni. E dovesse arrivare il coglione con la seconda elementare come titolo di studio. Non finita neanche, molto probabilmente. A dirgli come risolvere le cose. Se è così, se... ragazzi, ci sono risposte semplici per questioni del genere, non ci sono risposte semplici soluzioni che si trovano in 5 secondi. E chiunque faccia questi slogan. Perché sono alla fine degli slogan? è ehm, Un idiota, cioè, un idiota è, un, è, un, è, un, è mentalmente leso, cioè, non sta bene. Scappando da una guerra, io sarei assolutamente favorevole a mettere l'Italia eh? a loro disposizione. Ma questo è vero. Ma dati alla mano. Trare nuovi migrati al confine delle proprie terre. Se questi migrati stessero scappando da una guerra, io sarei assolutamente favorevole a mettere l'Italia a loro disposizione. Ma dati alla mano, l'80% delle persone che approdano a Lampedusa sono persone che sono in cerca di un'economia più efficace del loro paese. E... e quindi. E quindi. Ma che cazzo sta dicendo? E quindi. Cioè. Puoi anche scappare dalla povertà, testa di cazzo. Tu, non sei, tu sei brasiliano, porco. I tuoi genitori sono i primi che sono venuti in Italia per, per delle condizioni migliori, ma di che cazzo sta parlando? Eh no, questi non scappano dalla guerra, scappano dalla povertà magari povertà causata dalla guerra in un paese di fianco, o magari povertà causata da secoli di colonialismo europeo, o magari povertà... Eh, secoli. Ancora adesso in, in moltissimi paesi africani eh, c'è un, una forma di colonialismo... Ma a, ma a parte tutti questi discorsi, cioè solo per farvi capire quanto è super complesso il discorso e uno che... È Due mesi fa si stava parlando di te perché ti sei infilato su per il retto delle patatine fritte. E il video ha iniziato a girare su Twitter, su X, scusatemi. De perché? Per quale motivo Dennis Dosio dal nulla si mette a, a fare il razzista su... Che tra l'altro sei il primo che non sei... Sei il primo, i tuoi genitori sono venuti qua per cercare fortuna, sono venuti qua e sono scappati. Però, eh no, perché io posso, la mia famiglia può scappare da... da, da può andarsene da, dal suo paese, gli italiani possono andare in Germania, possono andare... A Londra possono andare in Francia, possono andare in Spagna per cercare un lavoro migliore. Tutti quanti dicono, eh no ragazzi, perché bisogna lasciare l'Italia. I giovani devono, devono andare a cercare lavoro dove vengono retribuiti meglio, dove vengono apprezzati, però... però non questi. Questi non possono andarsene, perché sono degli schifosi. Questi non se, questi non se ne possono andare, questi devono rimanere qua. Cioè, questo è il discorso di dose. Di dose, di dosio, scusatemi. Non, non, quelli, non que, quelli con la pelle scura. Non con la pelle scura come, come me. Sono abbronzato. Perché l'abbronzatura, yeah. La musica africana, yeah. Cultura africana, così, yeah. Robe sui diritti, sui diritti umani, yeah. Cioè, questo va tutto bene. Poi quando però li devo vedere, poi dati alla mano, ragazzi. Ma io devo sentire, Dennis Dosio, che dice dati alla mano 80%. Presa questa, questa statistica. Quelli a cui, raga è assurdo. Io oggi stavo finendo di editare il video sulla ragazza uh, lesbica che era contro il Pride, contro la comunità LGBT. Prima di iniziare la live, sono arrivato al punto di quel video, cioè è, è assurdo. Assurdo! Sono arrivato al punto di quel video in cui dico: no, perché guardate, comunque c'è cioè, anche persone che magari sono gay o fanno parte di una minoranza possono dire ste stronzate. Perché dipende dalla cultura con cui cresci, cioè essere immigrato, essere nero, essere parte della comunità LGBT allora è un pass E quindi no, sicuramente sei una bella persona. Sicuramente sei aperto di mente. E viceversa, ovviamente dipende. Va, va, la persona va giudicata per le sue idee, giustamente per le sue posizioni. E rivedere questa cosa, raga, guardatevi quel video. Quando lo metterò su YouTube, guardatevi quel video perché, santo cielo, è assurdo. Il primo che verrebbe cacciato a calcio in culo. Vi, vi, posso dire, vi posso dire questa cosa, ve, ve, lo dico ve lo dico veramente col cuore. Anche a te, brutto coglione, con non so quali danni tu abbia sviluppato al cervello, non finiremo mai di trovare streghe da bruciare. Io spero che tu lo sappia. Tu, tu che sei il primo che probabilmente i tuoi genitori sono emigrati in Italia E adesso fai questi video pro Salvini eh, gli immigrati che arrivano sorvolando su tutte le battute e gli argomenti madominem che tirano fuori su di te ah ma tu le patatine su per il... Uh, ah lo, lo F eccetera sorvolando su questo il discorso che stai facendo è stupido perché quando... Non ci sarà più un nemico Quando non ci saranno più quelli che vengono dall'Africa Il nemico saranno quelli che vengono dall'Est Così come com era fino a qualche anno fa E quando non ci saranno più quelli che vengono dall'Est eh, O quelli che vengono dall'Albania Il nemico sarà quelli che vengono dalla Cina E quando non ci sarà più quello Il nemico sarà quelli che vengono dal Sud Italia E quando eliminerete fino all'ultimo Dei nemici e riuscirete finalmente A spazzare via Tutti quelli che sono Ah sì e eh, prima ci sarà il nemico sarei tu che, è, che viene dal Brasile e quando. Uh, o da, da dove viene, dall'America Latina, non mi ricordo neanche. Uh, e quando avrete spazzato via tutti i nemici, quando finalmente sa sarà rimasto solo il puro padano, uomo uomo della pianura padana, di discendente lombardo, puro sangue, allora inizierete a scannarvi tra di voi. E questo non è totalitarismi del Novecento, qualcosa di ripetuto costantemente in anche culture non europee, di governi, di imperi anche, che si sono fondati sul trovare costantemente un nemico. Non è solamente i totalitarismi europei del Novecento, uh, o europei, c'erano cioè, totalitarismi anche in altre parti del mondo, cioè non è che la Cina, o, 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 o altre zone, il Sud, il Sud America, vabbè, l'Africa. Non è che... Uh, quando finalmente avrete spazzato via questi, questi migranti brutti cattivi. Anzi, dovete ringraziare che ci sono questi migranti. Perché attualmente sono loro il nemico numero uno su cui si concentrano. E quindi voi potete stare sugli spalti e sentirvi. E, e non essere voi attualmente quelli bersagliati. Ma amico mio, quando. se non ci fossero, o quando riuscirete a risolvere questo problema? Voi siete i prossimi. Perché, ripeto. Quote, oblio 2023, non so nemmeno come mi sia venuta questa frase, eh, che poi tra l'altro è, è un riferimento a una citazione di, di qualcun altro, ma, ma magari qualcuno di voi l'ha capita. Non, non finirete mai le streghe da bruciare. Allora io dico a spese di chi? Perché se c'è qualcuno che ci guadagna c'è qualcuno che ci perde, ve lo dico io. A ma cos'è che è? Eh? Paese E allora io dico a spese di chi? Perché se c'è qualcuno che ci guadagna, no, c'è qualcuno che sto ci perde. Stava... Back again. dico io l'Italia a loro disposizione. Ma dati alla mano: l'80% delle persone che approdano a Lampedusa sono persone che sono in cerca di un'economia più efficace del loro paese. E allora io dico a... Sono circa 100.000 persone in cui decidono e il rimpatrio a spese di chi? Perché se c'è qualcuno che ci guadagna, c'è qualcuno che ci perde. Ve lo dico io. A spese vostre. Anche se non vi interessa personalmente l'argomento, anche se vi l'argomento, anche se vi dite... Mamma mia, io non lo so. A spese vostre. È veramente sempre toccante vedere le guerre tra poveri. Sono fucking guerre tra poveri. 2 miliardi per i migranti. Dennis, secondo te quanti miliardi sono stati spesi in progetti fallimentari? In progetti edilizi che poi sono stati abbandonati e che di fatto sono cose da buttare o sono luoghi che non possono nemmeno essere. Uh, popolati? Secondo te quanti miliardi sono stati spesi in bonus stronzate e iniziative solamente di facciata per fare propaganda? Al proprio partito politico. E comunque 2 miliardi per, per una nazione come l'Italia è, è pochissimo. <ride> 2 miliardi per una nazione è pochissimo. Co considerando quanto poi ci ha ridato eh, l'Europa e quanto poi ci ha aiutato l'Unione Europea, è eh, niente. Guarda, a me gira più il cazzo quando i soldi delle mie tasse e i soldi che pago vanno magari. A pagare la pensione di gente che mi vorrebbe morto, <ride> mi vorrebbe fuori dal suo paese, quella consapevolezza è che io molto probabilmente una pensione non ce l'avrò mai. Quando magari vedo le forze dell'ordine o dipendenti pubblici <ride> che non si comportano nel migliore dei modi, magari è quella la cosa. Magari è quella la cosa. secondo me, è peggiore. Secondo me. Pentaglio la vostra sicurezza, la tua e la mia. Perché se c'è qualcuno che è in questo paese e non ha nulla da perdere, e non dovrebbe neanche esserci qui dentro, fare un atto di vandalismo e essere rispedito nel proprio paese cambia veramente ben poco. C'è gente che non ha niente da perdere, che anche se ti fa del torto, che se ti stupra o ti uccide, non gli si può fare niente perché non dovrebbe neanche essere su questo suolo. ma sorvolando sul fatto che se te beccano ad uccidere qualcuno non è che dicono ah sei un immigrato allora allora non, ti, allora non, ti, allora non te fanno niente ma sorvolando, a parte che in questi quest'estate abbiamo parlato di una serie di casi di stupro, A opera di italiani i tipi di Palermo, quelli di Napoli che hanno violentato una o due ragazze di 14 anni e le hanno la, il figlio di la Rua, di cosa, di cosa perché arrivano gli stranieri e, e via, solo violenze sessuali italiane Solo italiche violenze. La strategia del terrore. Se, se un immigrato si violenta, non gli succede niente. Non, non gli succede niente. Quindi fatti giustizia da solo. Cioè, questo, questo è veramente un inno, ragazzi. Alla... Avete visto cosa è successo al tizio a Roma? Che è stato linciato in mezzo alla strada perché ha provato a scippare una vecchietta. È, è terrificante che nessuna. <ride> e tu, billone? Sei italiano. Mamma mia, che king. Sì, è di forlì. Poi. Eh nette che è brasiliano ma lui è nato in italia ok se è nato in italia non è comunque italiano se, se i suoi genitori non lo sono da genitori stranieri non dovrebbe comunque parlare stessa cosa che si sì, ma cioè i suoi genitori sono i primi che magari sono venuti in italia e adesso dice che gli altri non possono venire in italia continua a metterti le patatine del mac nel culo <ride> al posto di fare politica eri più bravo a fare quello oh sono veramente contento che i commenti lo stiano massacrando perché per secoli l'immigrazione è stato un sinonimo di crescita economica, uh, un esempio tanti gli Stati Uniti, ma anche tipo l'Impero Romano, l'Impero Ottomano, cioè una miriade di, di imperi si uh, sorreggevano o sul conquistare e quindi annettere o sul cercare di tirare dentro quanti più immigrati possibili. L'immigrazione non è il problema, eh, il problema è la mala la gestire, la mala è gestire male l'immigrazione, gestire eh, male queste persone lasciarle in dei centri per ore, non dargli un lavoro, non dargli niente da fare, non riuscire a collocarle, una burocrazia eccessivamente lunga, posizioni politiche, partiti politici che si, si devono mettere contro e che devono. Complicare di più le cose solamente per poi poter comunicare sui social che stanno facendo qualcosa e che voi avete bisogno di noi perché guarda ci sono quelli che vi fanno paura perché sono diversi da noi e quindi dovete votarci perché quelli vi fanno paura ma noi vi proteggiamo da quelli che vi fanno paura ah non vi fanno paura beh dovreste avere paura perché così quando avrete paura noi vi proteggeremo e, e voi votandoci ci, ci darete il potere finalmente di proteggere <ride> cosa stai dicendo ma eh, ignorante bruno tu non sei Brasilia ma guardali. Mamma, porca miseria. P posso dire, è, è veramente dannosi. Ragazzi, ma... Boh. Grazie a Dennis. Dennis. Avete detto una cosa giusta. Dennis mio zio. Me la cillo. Scusatemi, è più forte di me vedere i commenti de della gente che gli dà... Piena pienamente ragione. Vediamo Bea, vediamo Bea, vediamo Bea. No, scusate, è più forte di me. Ancora adesso... Nessun... Gatem! Il razzismo è molto diverso, il razzismo è letteralmente questo Ale, d svegliati fuori, porco Dio. Al posto di stare nel chill, santo. Ha ragione però. Ah, questa fa gli edit. Figlia di Atena. Oh! Ma che Atena? Solo divinità italiane che prima regola non innamorarsi. Ma cos'è? Ma io, cioè, io veramente, nella mia testa, le fan page che fanno gli edit de delle cose da pop culture, da ragazzine, che sono leghiste cioè, non... Pff, bro, te lo giuro, ho visto anche qualche pagina K-Pop. Cioè, raga, voi... Vo vo voi mh, Voi non state... Voi, cioè, voi non capite nemmeno che cosa state seguendo. Cioè, come cazzo fai? Fra, ma sei brasiliano, ma sei brasiliano... <ride> Vabbè. Come, come cazzo fai, bro, a, a seguire tipo il K-pop o, o a seguire tutti, tutte queste, tutti questi gruppi pace e amore con questi ideali pseudo-socialisti mischiati a, a, a una cultura pop e poi... No, Dennis Dozier che fa il cosplay di Matteo Salvini eh, ci sta, idolo. Torto, che oh. se ti stupra o ti uccide non gli si può fare niente perché non... <ride> sì, infatti... Non si, si, si può fare niente. Dovrebbe neanche essere su questo suolo. E allora io chiedo a un'Italia che dovrebbe innanzitutto proteggere i propri cittadini come può proteggerli? Se ci sono degli invasori incontrollati che possono. No, questa è da denuncia, bro. No, questa è da denuncia. No, no, no. No, no, no. No. Qualcuno deve prendere... No, questo è veramente incitamento all'odio, ragazzi. Non, non, mi dite, non mi dite cazzate. Cioè, non mi dite... Eh, no, ma è la sua opinione. Questa non è la sua opinione. Questo, questo è sparare robe su cui non ha nessuna fonte, su cui non ha nessun da invasione. Bro, mi dispiace. È una stronzata. Sì, e poi quando c'è un'effettiva. Fa ridere perché queste sono le stesse persone che quando c'è un'effettiva invasione in Ucraina, Sono tipo: No, no, quella, quella non è un'invasione. I barconi che arrivano qua. Alcuni di loro sono mutilati. Sono, sono stati in dei posti in cui venivano torturati. No, chiaro. Scappano dalla povertà. Pff, Ci stanno invadendo. Fai... Cioè, no. Io veramente. Spero che questo video riesca ad ottenere l'attenzione. E la visibilità de delle persone giuste, delle persone in questione perché non è veramente possibile. Cioè, qui si sta semplicemente alimentando dell'odio verso alcune categorie di persone dicendo delle stronzate. L'80% arriva da. Uh, non, cioè, no, ragazzi, è veramente. È no, veramente inaccettabile questo genere di cose. E soprattutto pericoloso. Perché abbiamo già visto casi di gente che lincia la gente in strada. Come... Poi, tra l'altro. Cioè, bro adesso mi faccio bannare io, però. Sto schifoso lurido Gli invasori Eccoci qua ragazzi Ecco, ecco, ecco che vi sta invadendo Eccovi qua gli invasori raga Ecco qua Vedete questo? Questo è un invasore Che viene in Italia per Per uccidervi Guarda questi invasori Brutto pezzo di Lo vedi questo invasore? Invasori incontrollati che possono barcare. Li vedi questi invasori incontrollati? Guarda, aspetta. Aspetta che te lo zoom a me. Guarda questo invasore incontrollato. Si può fare niente perché non dovrebbe neanche essere su questo suolo. E allora io chiedo a un'Italia che dovrebbe innanzitutto proteggere i propri cittadini: come può proteggerli? Se ci sono degli invasori incontrollati che possono varcare le porte del nostro paese senza nessun diritto, senza nessun tipo di selezione: potrebbero essere vandali, potrebbero essere criminali, potrebbero. Potrebbero essere vandali, potrebbero essere criminali. Uh, ragazzi, per fortuna che gli italiani non sono in grado di commettere reati, ma solamente gli immigrati. Eppure noi li lasciamo entrare nel nostro bel paese, perché noi siamo accoglienti, perché noi aiutiamo il prossimo. Ma a me e a te, chi ci aiuta? Spero proprio che domani mattina ti svegli. Por... Non lo posso nemmeno dire. Questo è un commentino che ha scritto Alice sotto il mio post. Io però volevo un attimo ricordarvi chi sono, volevo raccontarvi in breve la mia storia perché poi si pensa che Denis Dosio è un grande ritardato che è stato fortunato che si è ritrovato con milioni di follower da un giorno all'altro io però ti vorrei ricordare anzi ti vorrei informare perché probabilmente tu non lo sai che io non sono un figlio d'arte non mi sono ritrovato con tutto questo ben di Dio come ho in questo momento la strada Dalla dietro nascita. di sé mio padre fa il camionista mia madre fa la casalinga quando raccontavo a 14 anni il mio sogno a tutti quanti mi prendevano per pazzo, mi dicevano che stavo perdendo tempo e oggi invece campo, campo benissimo grazie a quello, perché mi sono costruito mattone per mattone la casa che volevo io, quando tutti e nessuno in realtà mi appoggiava e tutti mi davano contro. Tutti mi avvertivano dei rischi che la televisione ci andavano solo i raccomandati, che sui social era una perdita di tempo. Perché quando hai iniziato a 14 anni per 4 anni... Ho... Quando hai iniziato a 14 anni era pieno di persone che erano diventate ricche e famose sui social. Eh, quando tu hai iniziato, mi ricordo che feci un video su di te in cui ehm, tu sei diventato famoso perché ti facevi prendere per il culo dalle persone. Il tuo unico talento, se così si può definire, è essere un cane... Avete presente quando giochi con i cani e non vogliono tipo lasciare la corda o l'osso che hanno in bocca e quindi giocano con te a tirarlo? È il tuo unico talento, quello, è così che ti, che ti vedo. Sei, sei letteralmente diventato famoso perché passavi tutto il tuo tempo a rispondere ai DM delle ragazzine, ti, 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 ti proponevi con tutti gli stereotipi da ragazza media, da bambina media che vede nei film tipo after e ste stronzate con. Uh, la mia personalità è amare la pizza. E passavi le giornate letteralmente a rispondere ai DM e a creare relazioni fittizie con queste ragazzine dicendo che se ti avessero spammato e altro, saresti. A, -sare, cioè, tu le avresti amate, le avresti apprezzate, per poi esplodere solamente quando la gente ha ripreso i video che facevi in maniera non ironica per i tuoi fan e ha iniziato a prenderti per il culo perché eri imbarazzante e da lì quando hai, quando hai visto che ti stavano dando attenzione prendendoti in giro hai iniziato in maniera ossessiva a fare altri video e ad esagerare sempre di più nella speranza che la gente ti prendesse in giro e quando hai avuto il calo perché la gente si è stufata di te e si è, si è stufata di prenderti in giro hai iniziato a inventarti una marea di cose dimenticabilissime per continuare a tornare a galla fino ad andare al Grande Fratello, dove hai ottenuto un boost incredibile. Per farti anche lì umiliare. Tu non sei, cioè, imprenditore. Cioè, tu sei una persona su internet. Semplicemente sì, avrà sicuramente una fanbase, avrà sicuramente della gente che, che lo segue perché, perché perché si allena e in quello magari hai dato tanta dedizione. ma sei... A proposito dell'80%, l'80% della gente che ti conosce sui social ti prende per il culo. Per, per tutte le idiozie che ti sei dovuto inventare nel corso di questi anni per rimanere rilevante dal fingerti uh, fingere di, da, finger di aver perso tutto e che non vuoi andare a lavorare in miniera alle uh, patatine super il... Uh, a, L'essere stato beccato mentre. Cioè, mentre facevi un. o mentre si supponeva che tu stessi avendo un rapporto sessuale con un tipo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, perché mi, ti vuoi vendere come un imprenditore che ci ha creduto e che, bro hai fatto sta stronzata, ti è andato bene perché ti hanno, ti hanno trovato alcune persone che erano, che si sono veramente fatte il culo e che, ma, cioè, soprattutto Dennis Dose. cioè Dennis Dose ti ha letteralmente creato, Dennis Dose, scusami, eh, Dose, Riccardo Dose, Awed, quella gente lì loro ti hanno letteralmente creato, brother. E quando anche quella scintilla è finita hai dovuto ri uh, rialzare l'asticella. Cioè io veramente sfido a trovare qualcuno che si vuole identificare in Dennis Dosio, che vede Dennis Dose e dice, cazzo, vorrei essere come lui. Mi, mi spieghi come hai, com hai seguito il tuo, il tuo percorso? In poche capiscono il suo discorso. Qu queste robe hanno appeal solo su TikTok, dove vedono che è la tartaruga e quindi ti ascoltano. Su, una, su un qualsiasi altro social, in cui la gente ascolta quello che dici o vagamente ti conosce o si ricorda, perché su TikTok c'è anche questa cosa che la gente non si ricorda molto bene le, le robe che succedono e che vengono dette. Non, non funziona. Stavo perdendo tempo e oggi invece mi appoggiava e tutti mi davano contro tutti mi avvertivano che la televisione si, ci andavano solo i raccomandati, che sui social era una perdita di piangi. tempo, perché quando ho iniziato a 14 anni e per 4 anni ho rosicato il niente, eh, perché i social ancora non prendevano piede e io ancora non ero uh, non ero conosciuto. Rob lui è diventato famoso veramente perché diceva alle ragazze, ah, se ricondividete le mie storie 40 volte vi rispondo e cioè, facevi... Con, con ragazze di 14 anni, ma di che cosa stai parlando? Zima, svegliati. Anche tu lo fai con noi. Io se chiedo alla gente di mettere mi piace ai video, di ricondividere le cose, non è che instauro in nessuno il, la, la farsa credenza che, che tipo ci fidanziamo, che c'è il fidanzato digitale. Io quando dico alla gente, ragà, mettete mi piace ai miei video, ragà, condividete questa cosa perché mi aiuterebbe a creare contenuti. Lo dico semplicemente perché se ti piace quello che faccio, o se pensi che. Questo genere di discorsi dovrebbero essere ascoltati da più persone o che merito di più o che sono sottovalutato. Hai la possibilità di tu insieme alle altre persone di cambiare questa roba. Ma io parlo, cioè io sto rispondendo ad Anisodio su delle cose. Oggettive, cioè, volete veramente che entri nel merito de delle stronzate che ha detto Dennis Dose sulle percentuali inventate sul fatto che l'argomento fantoccio del non scappano dalla guerra come se fosse quello il problema è stupido? Volete che veramente che iniziamo un discorso in cui entro nel merito di ciascuna frase che ha detto? Su a cui pro quo perché alla fine. Io pre preferisco che questa roba venga compresa più dalla gente che og oggettivamente già sa uh, che è, ha fatto un video imbecille. Mi mando quello che dice Salvini. Io vorrei che questo contenuto, se dovesse venir ricondiviso, se dovesse venir mandato, se dovesse finire nella home page di. Spero che finisca anche nella home page di ragazzi, ragazze o anche boomer che hanno visto il suo contenuto e che cioè a parole è veramente facile dire questa cosa però poi quando fai vedere le immagini dei bambini sulla spiaggia che sono grigi e che sono deceduti lì è, lì è un discorso un attimino diverso però sto parlando veramente un po' un po' un po' troppo quindi sì se io vi chiedo di mettere mi piace o di condividere i video è perché penso cioè io credo veramente che alcuni dei contenuti che faccio qualche volta tipo il video su Barbie sì Altri video no, cioè, lo dico sinceramente. Altri video ma, ma, magari non sono così. Però io credo che ci sono poi dei contenuti che faccio che sono veramente molto importanti e che danno, possono dare un uh, contributo positivo alla società. E in alcuni, cioè, in alcuni casi veramente l'hanno fatto. Cioè, ci sono i miei video, uh, tipo la, il video che feci criticando uh, Erfaina, che ha sollevato un polverone gigantesco sulla questione del catcalling, e di cui la gente ha parlato per settimane. Talmente tanto che la gente poi nemmeno sapeva che avessi iniziato io questo discorso che avessi ripreso io le sue storie che le avessi ripubblicate io commentandole. E quello ha sensibilizzato tantissime persone che fino a, a quel momento non sapevano niente. Quindi, Salice, se tu pensi che io a 22 anni non abbia ancora fatto niente, in realtà ti sono uscito nei per te e nei video, proprio perché qualcosa la sta facendo. E anzi, quel qualcosa mi ha costruito una realtà che ha. Zia, a me ne, per te di TikTok mi, esce anche, mi escono su, quasi solo i fenomeni trash. <ride> cosa, cosa vuol dire zia? Paura della vita e ansia ad affrontarla. E che tutto è possibile se prima. Ma poi è possibile lì. che in tutti questi anni che prova a fare l'attore, prova a, a avere quello stile di recitazione da film americano per ragazzine. Non è ancora in grado di recitare. E quando dice queste frasi motivazionali. È, è, se mai aveste fatto teatro nella vostra vita, ve lo consiglio. È un'esperienza bellissima. Mi manca da morire a fare teatro. Questo qui non è recitare. Questo qui, l'over acting, è cringe. Non si recita in questo modo. Nessun palco puoi recitare a teatro e recitare in film è molto diverso. Questo è, è come quelli che non sanno recitare recitano a teatro e pensano che debbano recitare quando vi viene data una parte non è proprio capace saresti incapace di metterti seduta per una settimana se fossi mia che cosa? eh? non fare la tonta con me saresti incapace di metterti seduta per una settimana questo è settimana. descrittivo della persona che abbiamo commentato e poi la seconda Dici vaffanculo. Vaffanculo. Un po' recita come Matt Caruso, vero? Quando prova a fare um, il goccia moment, quando prova a fare il figo e prova a fare la punchline, <ride> un saluto. Stavo proprio per fare la raccolta indifferenziata. Questo video è veramente um... Cioè, mi, quasi mi dispiace aver fatto la, la, la reazione. Non ho nient'altro, sinceramente, da dire: è vergognoso che Dennis Dose abbia fatto una cosa del genere. Non so chi cazzo gli abbia detto di fare una cosa così: il social media manager o aveva bisogno di, di qualcosa per bucare lo schermo. Pensava. Qual qualche volta se ne esce con le sue opinioni. Sono, sono contento che comunque mezzo milione di visual 18K. Cioè. l'immigrazione eh, incontrollata. È sicuramente un danno per un paese. Bisogna gestire determinate cose. Bisogna dare opportunità. Bisogna dare un lavoro. Bisogna rendere i membri... rendere le persone che arrivano nel tuo paese membri della società o permettergli di andare nel paese in cui vogliono andare se magari vengono in Italia, vogliono andarsene in un altro paese e vengono bloccati qui per mesi. Sicuramente è stato qualcuno, c'è cioè qualcuno dietro che gli ha detto di fare un contenuto del genere. È veramente... Patetico, riprovevole e stupido, non ha letteralmente ragione in niente, ha ripetuto i classici discorsi di Salvini, che non fa più perché adesso è il governo e si rende conto che non puoi chiudere i porti come se fossero la chiave di casa tua, non funziona così. E, e tra l'altro, il rap è peggiorato proprio mentre sono saliti al governo che fa abbastanza ridere. È una coincidenza. Alcune volte il destino, l'universo ha un suo particolare senso dell'umorismo. Grazie a tutti per aver visto il video fin qui. Mi dispiace se magari è stato un po' pesante. Se è stato un po'. Eh, non lo so. Amici di YouTube, vi, vi ringrazio. No, ragazzi, non. Oddio, ho <ride> fatto un'ora e mezza di live. Eh, grazie mille a tutti. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo se pensate che qualcuno debba vedere questo video, se volete darmi la mano a far crescere il profilo e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Valgono anche i meme, comunque, se volete esprimere la vostra opinione con, con dei memini con il mentaggio del video. Grazie mille se vi siete iscritti al canale, se non vi siete iscritti al canale spero che finiate come Dennis Dosio e nulla, voglio bene, se sopravviverò, se sopravviverete, noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.